Mobilitazione per la sanità marsicana. Questa mattina i gruppi consiliari di minoranza sono scesi in piazza per raccogliere le firme a tutela dell'ospedale di Avezzano. Le firme raccolte oggi verranno consegnate venerdì nel Consiglio Comunale Straordinario convocato dalla Giunta Floris sull'emergenza sanità. Io sono arrivata questa mattina alle 9:30 e mi dispiace non aver visto qui il sindaco della città di Avezzano, in quanto sindaco ma soprattutto come presidente del comitato ristretto dei sindaci della Marsica. Sta accadendo un fatto gravissimo che riguarda cittadini avezzanesi e della Marsica. A questo punto credo che non era necessario pensare ad un simbolo di partito o a un'appartenenza politica, ma era necessario essere tutti insieme come istituzioni, come politica, come cittadini per una giusta battaglia. Però noi chiuderemo questa sera alle 8 e siamo fiduciosi. Certo è che non ci aspettiamo che il presidente Gianni Chiodi abbia il coraggio e la sensibilità di recarsi nelle piazze per assumersi e spiegare scelte che sono state fatte da altri e non da lui. Gli hanno messo un commissario, come gli mettono un capo per la ricostruzione, come gli mettono un capo ogni volta che si deve decidere qualcosa. Il presidente della regione è lui, che ne prenda atto e faccia delle scelte importanti per questo territorio, senza mortificare chi, come questo territorio, ce lo insegna la storia, ha fatto grandi battaglie per avere ASL, ha fatto grandi battaglie per avere i reparti di specialistica, ha fatto grandi battaglie perché siamo un bacino di utenza importante, ma oggi ci vuole la politica che ci mette la faccia. L'attiva di oggi vuole raccogliere un'ulteriore tappa di percorso di responsabilizzazione su quello che sta avvenendo ad Avezzano e nella Marsica sulla sanità, che non è uno dei tanti problemi, è quello che in fondo attiene a uno dei diritti primari, alla salute, alla vita. Noi non siamo i primi ad interessarci di questo, ce ne sono tanti altri che l'hanno fatto, noi stiamo su questo cammino, non è un cammino etichettato, è un cammino certamente che trova l'incontro e l'intreccio tra presenze del sociale e presenze della politica, UDC, FLI, API, Rinnovamento e Partecipazione, che sono presenze politiche piccole, non vogliamo appropriarci di niente, vogliamo, ripeto, continuare questo percorso, renderlo politico. Il problema della salute penso sia uno dei diritti fondamentali, non lo diciamo noi ma lo dice la Costituzione, quindi immagino che debba essere un problema che riguarda tutti, che non ci siano colori politici dietro al diritto fondamentale della salute. Non pensiamo con questo gesto di promuovere alcunché se non il rispetto delle famose zone interne che a questo punto, cominciamo a pensare, siano state totalmente dimenticate.